Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale con questo nuovo video e si dà il caso che sia un video un po' particolare. Sapete che il 27 settembre appunto è uscita una canzone che io e il cantautore giallorosso, ovvero Andrea Taloni, abbiamo dedicato a... dedicato, è diventato niente arabo. Dedicato al capitano, a Francesco Totti, che ha compiuto 41 anni. Tutte le info varie della canzone non ve le spiego qui perché poi ho fatto un video apposito prima di farvi sentire il brano in cui vi spiegavo un po' tutte le cose, com'è nata l'idea eccetera eccetera, ve lo lascio qui sopra nelle schede. Perché erano di quale scheda, vero? Ma chiaramente sarà anche qui sotto in descrizione. Detto questo, allora, intanto commentate il video, questo qui subito, subito regà, perché dovete dirmi se avete sentito il brano e se vi è piaciuto. Vi volevo anche dire che dopo questo brano e esattamente oggi, che è venerdì 29 novembre, voi, sì 29 novembre, che caso so di 29 settembre, e questo video ve lo vedrete il 30, sono stato a Civitavecchia per un'intervista a Radio Stella Città, appunto li saluto, due pazzoidi mi hanno intervistato, magari prossimamente vi caricherò anche qualcosa. In pratica sono stato premiato con questa cosuccia qui che vedete, ed è un premio che mi fa molto sorridere perché... come adesso vedrete un po' in sovraimpressione, magari metterò la foto. Oltre chiaramente alla scritta miglior youtuber italiano under 18, ed è una cosa che mi fa molto onore, c'è scritto: si è distinto per l'impegno, l'inconfondibile telecronaca e la simpatia che mette in tutto quello che fa. Per il prossimo traguardo dei 50.000 iscritti e per un futuro ricco di soddisfazioni come i successi dell'Eister. A me la cosa dell'Eister proprio manda pelle d'oca, ragazzi, lo sapete anche voi. E niente, mi ha fatto molto piacere. Io, come ho fatto su Instagram, vi ringrazio di cuore, perché chiaramente se mi sto togliendo delle piccole soddisfazioni, perché comunque sì, sono ancora piccole per quelli che sono i criteri di YouTube, ma per me sono grandissime soddisfazioni queste piccole tappe appunto che superiamo. Sono grazie a voi, sono grazie a voi, perché ragazzi è inutile che ci prendiamo in giro. Lo youtuber senza iscritti non è nulla. Può essere pure lo youtuber più bravo del mondo, ma se non c'è nessuno che lo supporta e lo sopporta, non è nulla. Quindi un bacione, lasciate un bel like sotto questo video di supporto per farmi capire che ci siete. Detto questo, adesso possiamo cominciare a parlare un po' dell'argomento. Perché cosa è successo? Che ovviamente sotto ogni video di YouTube che si rispetti ci sono i commenti. A meno che non si tratta di una canzone di Antonio Di Francesco o di un video di Andrea Santin, che lì sono proprio disattivati i commenti perché è meglio. Visto che questo era un video di Federico Marconi, allora i commenti c'erano. Oltre chiaramente a tutte le persone che hanno commentato con hashtag auguri Francesco, a cui mando un grosso abbraccione, c'è stato chi comunque ha apprezzato la canzone e chi non ha apprezzato. Ma ci può stare, perché chiaramente non sono un cantante, l'ho detto, è ovvio. Era un pensierino bello da fare. Ad esempio Beppe, che dato la premessa che io ho fatto nello scorso video, non c'è stato. Infatti ha detto: io volevo la canzone, ho aspettato 2 minuti e 17 prima che iniziasse. Fede, parli troppo. È vero, parlo troppo. Però poi in realtà era di più, quindi sei stato anche carino, perché erano tipo 2 minuti e 25, non erano in 17. Ho fatto un acuto bruttissimo. Il Mancio invece, un grande uomo, ci commenta: da tuo fan, scusami Fede, ma fa davvero cagare. Vabbè dai, può piacere o non piacere, che è anche quello che ho risposto io sotto nel commento. È chiaro che è uno stile di musica che, a parte, fa un brano rappato, no? Quindi è normale che possa piacere a determinata gente che magari ascolta rap e possa non piacere ad altri. Se ci aggiungiamo poi che chiaramente io non sono un cantante, abbiamo fatto il massimo, c'era anche un po' di autotune, io ho cercato in tutti i modi di farlo abbassare ad Andrea, perché si era fissato, dice: metto l'autotune. No, metto l'autotune che fa cagare. E qui l'ha messo e è andato tutto a puttane. Però comunque c'è qualcuno a cui è piaciuta. Tra le persone a cui è piaciuta, infatti, troviamo Alessio che ci commenta: a Federì, tutto sommato da cavi a cantare. È quel da cavi che... che non ha detto da cavi bene o male, ha detto da cavi, e quindi quello mi preoccupa in realtà. Non so se possa essere un commento positivo questo effettivamente. Edoardo invece è un po' disfattista, dai, sì, lo dobbiamo dire, perché il suo commento, la sua bella foto è di Messi, il suo commento è: le intro le fa più corte Sergix, che tra l'altro saluto, e le canzoni le fa meglio Rovazzi. Un consiglio, lascia perde. Allegria, come un... Valerio invece, con il suo commento, devo ammetterlo, mi ha lasciato un po' perplesso, perché per carità c'è chi ha espresso il suo gusto o meno sulla canzone. Lui scrive: ha ragione Fede, non può essere una canzone visto che dura meno di 2 minuti. Perché? Davide invece riprende una semicitazione e mi scrive: chiudi più rime della DPG, addirittura un puro riferimento, ha detto casuale, ma forse neanche troppo, a Amedose Pacello. Facciamo bordello, se parte il contagio, scusate il disagio.
disagio. Vorrei chiudere con un commento un po' più serio. Infatti, Gianni, me levi un attimo sta ciofeca? Grazie, no, perché a me, lo sai, ti voglio bene, anche agli altri due, però il problema è che non siamo proprio in tema, no? Ecco, quindi, dato che non siamo in tema di questa, ma siamo in saggio breve, ho detto una cosa bruttissima. Vorrei chiudere con il commento di Danilo, che è un commento un po' più serio, perché, vabbè, a parte le altre persone che hanno commentato hashtag auguri Francesco, c'è chi ha esclamato anche mi manchi, giustamente, lui ci espone un suo pensiero e ci scrive: fa strano vederti in giacca e cravatta, si vede dalla faccia che ti manca quel prato verde e quel pallone con cui regalavi emozioni. Manchi, Francè, manca il tuo senso di appartenenza e l'amore smisurato per quel pallone e per quella maglia. Sempre grande rispetto per giocatori come te che oggi non ci sono più. Tu come Maldini, Zanetti, Del Piero, grandi uomini prima che grandi giocatori. E complimenti per la canzone. Quindi ha aggiunto: grande Danilo, che è un mio grande amico, quindi ti mando un abbraccione. E voglio sottolineare, tanto volano elicotteri dentro la mia stanza, voglio sottolineare il fatto che lui sia milanista, quindi apprezzo doppiamente il commento. Ma che cosa sei io? Sì, è una certa canna, però esci. No, no, tu non entri. È lì, esci, dai. Porca troia, ma che cazzo è? Poi dici, uno diventa assassino. Mi tocca ammazzarla con la targa, ma ci si crede. Oh, gliela fatta, porco due. Non è mezzo. Detto questo, signori, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commento qui sotto e chiaramente con un pollicione in su per farmi vedere che ci siete, anche perché è un video che è una tipologia di video che volevo portare da tanto tempo. Non si stacca molto da un video che vi portai mesi fa, ovvero reazione ai video con sottotitoli, che è un video divertentissimo, insomma, che vi lascio sopra nelle schede. E a parte vorrei portare il 2.0, poi mi piacerebbe cominciare a portare magari qualche video reazione ai commenti sotto altri video. Ad esempio, oggi abbiamo letto i commenti dello scorso video, si potrebbe fare con altri video che chiaramente mi dovete consigliare qui sotto voi. E poi vedremo, insomma, fatemi sapere, vediamo anche come va questo. Se non lo siete già iscritti al canale, passate in descrizione, ma anche qui a schermo trovate i miei social su tutti Instagram e Telegram. Vi ricordo che domani alle 11.30-32 così uscirà il pronostico di Milan-Roma. E poi settimana prossima, ragazzi, lunedì dovrebbe uscire, non vi prometto nulla. Però diciamo, ve lo spoilerò già, che sto preparando il trailer della nuova carriera su FIFA 18. Direi che può bastare così, no? Detto questo, ragazzi, un bacione e alla prossima. Never give up e bella, raga.